Siamo insieme al sindaco di Montepulciano, Massimo della Giovanpaola. Insieme a lui parliamo di questo progetto che coinvolge sia il comune che il consorzio. Il progetto della fortezza, ce lo spiega, sindaco? Sì, qualche anno fa con il consorzio, con l'allora presidente, era Massimo Romeo, a proposito di nomi, e ci venne questa idea. Noi abbiamo questa fortezza che era prima i licei, sede dei licei, delle scuole, che è chiusa ormai da qualche anno, la utilizzavamo sporadicamente, e c'era l'opportunità dei fondi europei, e quindi insieme al consorzio decidemmo di presentare questo progetto. Il consorzio ci ha donato questo progetto. L'idea, che ormai si è concretizzata perlomeno dal punto di vista economico e progettuale, perché nella mia scrivania, insomma, in comune giace proprio il progetto esecutivo, abbiamo ottenuto questi fondi europei, 390.000 euro. Il consorzio ha l'assemblea ora nelle prossime settimane, e comunque ovviamente diamo per scontato, perché questo è, finanzierà la parte rimanente per circa 260.000 euro, e il futuro di quella struttura, questi 1.000 metri quadrati, saranno destinati a centro espositivo, mostre, convegni, luoghi, ma anche e soprattutto a una sede stabile ulteriore per il consorzio, luogo di degustazione. Speriamo, appena finiti i lavori, di poterci fare riportarci l'anteprima del vino nobile, e quindi e di gestire. Abbiamo costituito un comitato di gestione di questa fortezza insieme al consorzio, 3 membri del comune e 2 membri del consorzio, perché al di là di questo dovrebbe diventare un luogo per i prodotti tipici della nostra terra. Ovviamente il consorzio e il vino nobile avrà un luogo importante. Bene, ottimo, grazie mille.